In diretta dal Pala Cartonio in Torino, Geppi Cucciari conduce Che Due Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Grazie, grazie. Grazie alla MAO Big Band Orchestra di Torino. Sembra uno scherzo, però qui nella sede RAI di Torino può entrare un solo ospite per ogni studio. Quindi noi abbiamo una Big Band Orchestra composta solo da un musicista. Esattamente, dove ti trovi, MAO? E sono qui, diciamo, nel museo della RAI, reso ancora più floreale per l'occasione. Diciamo. Come ti trovi? Mi trovo bene, pieno di microfoni che mi fanno venire in mente delle voci che vorrei fare. E anche quelle che senti, probabilmente, come tutti noi. Esatto, del resto, esatto, chi non sente delle voci, caro MAO? Vuoi subito chiedere qualcosa al nostro musicista di riferimento, MAO? Se conosce la sigla di Melevisione. MAO? Adesso, io, diciamo, la Melevisione l'ho conosciuta profondamente perché anni fa, quando mio figlio era più piccolo, l'ho più seguita. La risposta è no, mi pare. La risposta è no. Era lì, dai, da passami in me. Io ti accetto, per me sei il mio punto di riferimento musicale, maestro, quindi puoi dire quello che vuoi. Allora, ci siamo tutti, allora direi di... La puntata è sottotitolata per gli eterosessuali alla pagina 778 del televideo, ma con la massima calma, meno male che c'è MAO. MAO, sei etero, vero? Sì, sono qua. Sì, non te ne vergognare, dillo tranquillamente, non scusarti di questo. No, va bene, ok, lo ammetto così pubblicamente. Va bene, perché noi accettiamo tutti, ragazzi, sia chiaro. MAO, tu hai fatto il militare? Non proprio, ho fatto il servizio civile, quello che era il sostituto del militare. Dove l'hai fatto? Hai scelto tu, pur di sfuggire al maneggiare delle armi, per questa ragione sì, lo hai fatto? Sì, è chiaro, perché essendo così maldestro avrei sicuramente fatto dei danni. Diciamo, fino verso i 30 anni mi è andata sempre bene, poi le cose hanno cominciato a cambiare, ma questa è un'altra storia. Ma guarda, la vita è fatta di ripartenze, caro MAO, guardalo qua, ascoltami, tu invece, spero che tu non abbia fatto il militare. No, non l'ho fatto. Ah, ecco, ma perché? Hai risposto male alla domanda sui fiori? No, soffio al cuore. Ah, per quello, me la sono scampata. Beh, è servito a qualcosa, evitare una cosa inutile, perché io immaginarti con un fucile in mano, guarda, veramente, avrei avuto paura come MAO. Tu avresti messo un fiore nel tuo fucile. Assolutamente, mettete dei fiori nei vostri cannoni, era una canzone di Sanremo. Anche MAO mette i fiori nei cannoni, ma non so di quali cannoni si parla. Mille fiori, dai. Mette mille fiori, gli piace il miele a MAO. Allora, comunque... prego MAO dallo studio di far partire una base di sottofondo, una tipica musica svedese, una base svedese. Sembra uno stornelletto romano, scusa. Comunque, ti ricorderai sicuramente del grande cantante MAO, vero? MAO? Allora, i MAO! MAO, che tu presentasti quel giorno, che ancora esiste tra l'altro MAO, ed è il nostro orchestra, è la nostra orchestra di un elemento, perché con la sede RAI di Torino possiamo avere solo un elemento di orchestra, conosce a memoria tutto il tuo repertorio, anche il brano, eccolo qua, lo puoi vedere, anche il brano con cui sei andata a Sanremo nel 1981, e tu già si capiva quella tua fissazione, proprio fissazione per le barche, perché la canzone si intitola La barca non va più, vero MAO? Porca miseria, qui la barca non va più, la cosa è seria, la tua barca non va più. Oh capitano, se non fai qualcosa tu, andiamo giù. Ci vorrebbero i delfini per andare un po' più su. Grazie, MAO voleva fare tutto l'album, però poi arriva Bianca Berlinguer con i Rottweiler. Guarda che questa canzone è molto attuale anche adesso, eh. E Draghi è il capitano, Rieta, in questa metafora è Draghi il nostro capitano. Capitano sarebbe quello che comanda il governo, no? Lì era così. Quindi direi che speriamo che sia una canzone ben augurante, MAO. Speriamo. Ma io saluto MAO, che è sempre in collegamento nell'altro studio. Grazie MAO, noi grazie, ci vediamo domani con Che Due Sanremo. Ciao Bianca! Perché Sanremo è Sanremo. Grazie.
Grazie, grazie alla Mao Big Band Orchestra di Torino, grazie al mio panel e bentornati alla seconda puntata di Che Due Sanremo. Mao, celebre band torinese composta da un solo elemento, perché in Rai a Torino non ne facevano entrare di più. Com'è andata dopo ieri? La gente ti riconosce per strada? Cerca di metterti le mani addosso? Ma adesso no, le mani addosso no, però ti dico che addirittura nella chat dei compagni di classe di mio figlio è arrivata la notizia, quindi direi che ho fatto successo. Di solito le chat dei genitori portano solo dolore e frustrazione, invece sì, in questo caso hanno portato gioia? Sì, per un breve attimo, poi abbiamo cominciato a parlare di Dad, però vabbè, sono altre questioni. Vabbè, su questo non arriviamo. Comunque, allora, bentornato e grazie, grazie per la tua rassicurante presenza. Per l'occasione chiederei a Mao di preparare una musica tipicamente Inuit. Sento in un igloo, veramente, grazie. Perché questa è la nuova rubrica Grazie dei Fiordi. Grazie dei fiordi, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Grazie, grazie Mao. Mao, tu ne sai qualcosa di moda? Di che colore era? No, di moda no, però mi sembrava decisamente rosso, quasi un rosso Ferrari, capito? Di fucsia, se non mi dai ragione, la co-conduttrice, però. Allora, la tua canzone, tra l'altro, è piaciuta moltissimo, cara Aria, a tutti noi, la nostra Big Band Orchestra. C'è Mao che da ieri che non smette di cantarla. Vai, fagliela sentire. A che serve un cammino senza avere una meta? Dare colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestita o son nuda, se da sopra è il divano più niente ti schioda. Grazie, voi tutto l'album lo fa stasera durante il programma di Mannoni. Ari, che effetto... Grazie Mao, stupendo. Che effetto ti fa sentirla, Ari? Un crollo isterico, purtroppo un crollo... Ha capito finalmente cosa ha cantato sentendola ricantare da Mao. Saluto Mao, il mio maestro di riferimento, che sta sempre suonando e questa è la nostra garanzia, che lui ci fa sempre compagnia. A domani con Che Due Sanremo, un Sanremo al sole. Perché Sanremo è Sanremo. Grazie, grazie, buonasera e bentornati alla terza puntata di Che Due Sanremo. Naturalmente ringrazio il mio maestro, la Mao Big Band Orchestra di Torino. Grazie a voi, grazie allora, a voi. Mao, stasera è la serata dei duetti, se tu ti esibissi con te stesso si configurerebbero i Mao Mao? Ma guarda, magari, magari, perché comunque una grandissima band dovrebbe avere un po' più di ritmo per riuscire a fare i Mao Mao, quelli erano tutti ritmi. Tu con chi vorresti cantare? Ma guarda, io vorrei cantare sicuramente con una donna, forse da quelli che ho visto vorrei cantare con Malika Ayane. Ma lei no, probabilmente, vabbè, esatto. Glielo faremo sapere, comunque magari potreste essere i nuovi Jalis del tempo moderno. Magari, delle meteore così. Magari. Ringrazio te, mio maestro. Io ringrazio Mao. Ciao Mao, suona qualcosa da fine puntata, grazie. Perfetto, ringrazio Danilo Bertazzi, ringrazio il mio panel prezioso. Noi ci vediamo domani per l'ultima puntata di Che Due Sanremo. A domani, ciao. Perché Sanremo è Sanremo. Bentornati a Che Due Sanremo, la risposta sbagliata al vostro bisogno di festival. E bentrovato anche a Mao, il mio musicista monodimensionale, solo numericamente, ciao, ma Gippi, multidimensionale, ciao. A livello artistico. Ciao Mao, bentornato anche oggi. Ciao, ciao. Chissà quante offerte di collaborazione ti saranno piovute addosso dopo le tue performance al Palacartonio. Ma certo, certo, adesso passerò poi tutta la prossima settimana così a passarle un attimo in rivista e a scegliere le migliori. Cioè, qual è il tuo sogno? Adatte. Cioè, come Campovolo 2023, qual è il tuo? Ma io diciamo, a me piacerebbe fare un grande concerto tipo a Venezia come avevano fatto i Pink Floyd, capito? Una beh, cosa sì. Così. No, no, per distruggerla, quindi, come hanno fatto loro, no, involontariamente. Intanto chi è che vuoi che mi venga a vedere? Saremo quattro gatti, quindi diciamo quel pericolo non si corre, però almeno si fa ok, tra quei quattro gatti ci saremo noi, io sì. E la... Mao, tu hai mai avuto dei fan così generosi? E delle fan così generose?
Ma diciamo più che dei fan, degli amici, ho incontrato degli amici nei momenti proprio in cui non pensavo di incontrarli, che mi hanno portato a destinazione quando io pensavo di andare a piedi con uno scooterone, scusate la rima però mi è venuta. Cioè l'unica cosa che ha in comune con Ibrahimovic, un amico con uno scooterone. Esatto, che però lo incontri nel momento giusto, che non è una cosa scontata. No, no, ma l'amico al momento giusto è la cosa fondamentale. Ma senza te io da solo qui morirei, perché ho paura di camminare. Se perdo la tua luce bianca, se perdo la tua luce nera, se perdo la tua luce bianca, se perdo la tua luce nera. Bravissimo Mao! Mirko, la Sgarbi impazzita, sei già, ti chiami con la M di iniziale di nome, ti ha già preso. Magari andrei volentierissimo in giro con loro, volentierissimo, a parte sono dei musicisti straordinari. E poi veramente questa è una canzone che mi ha colpito, lo devo dire, così adesso fatemi fare. Certo, fine, cioè il nostro maestro Mirko, ti è piaciuto il nostro maestro Mao? Mi ha lasciato senza parole, mi ha emozionato Mao. Grazie Mao. Moreno? Bellissimo. Voglio dire che è la prima volta che la sentiamo eseguita da un altro musicista, certo. E questo ci fa pensare ai tanti musicisti che la suoneranno quando potranno. Bravo Mao, mi fa piacere di averti rivisto. Ma piacere. Bravissimo. Mio. Benissimo, Elisabetta, ti rendi conto che da lunedì torniamo alla versione normale, c'è bisogno di Mao, grazie al maestro Mao. Mao, suona qualcosa adatta alla sfumatura verso un posto al sole. Adesso è venuto il momento di annunciare il nostro notaio ed è il momento di dare una notizia che getterà scompiglio nel fantabosco, perché Tonio Cartonio non ce l'ha fatta, cioè non ce l'ha fatta a essere qui con noi fisicamente stasera per impegni precedenti. A sostituirlo, a grande richiesta, soprattutto la sua devo dire, c'è la risposta italiana alla domanda: abbiamo qualcuno che conosce 3 o 4 accordi? Signore e signori, Mao! È un vero peccato non poterla sentire tutta veramente questa canzone. Allora caro Mao, stasera tu sei il notaio. Sì. Devo dire che anche così a guardarti, più che un notaio sembri un notav. Però sì. Vuoi dire qualcosa in onore del tuo predecessore Danilo Bertazzi, il rimpianto? Ma Danilo Bertazzi è entrato nel cuore di mia madre, ormai guarda il programma per cercare lui, non me. Io non so se farmi, però insomma adesso quindi è uno di famiglia. Tua madre è una fan di sì. Danilo? È diventata una fan di Danilo quando ho detto guarda, vado nel programma, guarda il programma, guardate il programma, ma che simpatico è quel ragazzo. Ma quindi tua madre pensa che sia il programma di Danilo Bertazzi? Praticamente sì. Benissimo. C'è della fede nei confronti del cast e questo è molto bello. Domanda per nulla scontata. Allora, oltre che cantare, sai anche contare? Alquanto, sì. Cioè, peggio di Danilo non può essere. Allora, ti vogliamo ricordare così. Allora, caro Mao, ti va di ricordarlo? Guarda, siccome è la prima volta che vieni, magari sei un po' agitato, ti cedo volentieri il centro della scena, io mi allontano cortesemente, così a memoria, a spanne. Puoi dire il regolamento? Certamente. Allora, il gioco prevede una prima manche con domande a risposta multipla, relative a 3 categorie di attualità. Vi è poi una prova pratica che impegna entrambi i concorrenti a seguire, della quale vengono poste altre domande concernenti argomenti di cultura generale. Il risultato può infine essere ribaltato da un test di abilità cognitiva, detto l'oggettone misterioso, che attribuisce a chi ne risulti solutore un totale di 1000 punti. Va altresì segnalato che in passato si è utilizzato invece un gioco intitolato Il Domandonissimo. Grazie, grazie Mao. Allora, a differenza di altri notai, di cui non faccio davvero il nome, devo... punteggio, notaio Mao? Siamo 1-0 per Gianluca. Guarda con che lucidità, che sicurezza, che freschezza, bravo Mao. Hai fatto un osservatorio storico qualcosa? Per sottolineare questa cosa, convincilo. Cosa è successo? C'è un musicista qua, gli ho detto di suonare qualcosa. Ma è Mao. Sì, Mao, sicuramente mi conosci. Suona qualcosa di Elio. Ritornerai. Sì, questa è mia. Ritornerai. Lo sanno in pochi. Ritornerete insieme, dai. Bravo, ma guarda, un notaio che canta, incredibile, mai avuto. Quindi uno pari?
Restano uno pari. Restano uno pari. Diamo un punto ciascheduno e quindi il punteggio aggiornato? 2-2. Beh, chiaramente si è prenotato? Danilo, velocissimo, sulle piatte. Come ormai sapete, è il momento topico chiamato Dillo tu, Mao. Ma cos'è? L'oggettone misteriosone. L'oggettone misteriosone, esatto. Allora, sapete che qua dietro c'è proprio il museo della RAI, pieno di oggetti meravigliosi. È una specie di Wikipedia della televisione in 3D. E allora, anche oggi i nostri concorrenti dovranno scoprire che cos'è l'oggettone misteriosone. Mao, adesso dovresti alzarti, tipo valletta di ok, il prezzo è giusto. Sì. Che giro hai fatto? Ho fatto proprio per posizionare questa abat-jour, sembrerebbe. L'Enterprise, questo. E metterla al centro. Così. Scoperchiare, cioè levare il raso. Quando lo dici tu o lo faccio io? Io te l'ho già detto. No. Perfetto. Chi si è prenotato? Si è prenotato Danilo. Danilo. Mao, punteggio aggiornato, questo valeva 1000 punti. E abbiamo allora 1004-3. Questo in realtà è un vero premio, perché dopo mesi di vinili del disco di Raff Tozzi, Franco Di Mare, Franco che va, dove gli pare, dove non sa, questa sera abbiamo il piacere di farvi ascoltare la versione live. Franco Di Mare, Franco che va, dove gli pare, ma dove non sa.